Nella giornata di domani i rappresentanti del Tribunale e della Procura di Teramo si recheranno presso il CSM a Roma per incontrare il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Davide Ermini, e discutere delle questioni che hanno portato alla proclamazione da parte dell'Ordine degli Avvocati di Teramo lo stato d'agitazione. Al vicepresidente del CSM verrà chiesto con forza un aumento delle figure professionali all'interno del Tribunale, passaggio essenziale per intervenire in maniera concreta sull'imponente mole di lavoro e arretrato presente oggi nel foro teramano. I numeri già li abbiamo sviluppati nel corso dell'ultimo incontro, la conferenza dibattito con tutti i nostri rappresentanti territoriali, i 47 sindaci della provincia. Abbiamo elaborato dei dati sulla base delle statistiche ufficiali predisposte per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, dalle quali risulta che Teramo è fortemente penalizzata per quanto riguarda le attribuzioni in pianta organica rispetto al carico di lavoro. È una situazione della quale non si può prendere atto, non è una rivendicazione così sterile fino a se stessa, ma è basata sui numeri, sul fatto che a Teramo non si riesce a smaltire l'arretrato, che l'arretrato che si dovrà smaltire per far fronte agli impegni del PNRR causerà ulteriore arretrato. Quindi di fatto a Teramo una causa iscritta, dico una cosa, l'anno scorso, virtualmente costituisce già arretrato, quindi fra poco vi sarà veramente una bomba rispetto a questa emergenza per quanto riguarda i numeri, e Teramo rischia di rimanere emarginata dal circuito che verrà generato a seguito dell'erogazione dei fondi del PNRR, perché verrà sancito ufficialmente che a Teramo un procedimento dura il triplo di quello che può durare in una delle province limitrofe, non in un'altra regione, qui in Abruzzo. L'unica soluzione è aumento di personale. Certo, prendere atto del fatto di questo, che la pianta organica attuale, sia in termini di magistrati che in termini di impiegati, non è idonea a smaltire l'arretrato e a far fronte alle nuove entrate, e quindi provvedere di conseguenza anche con un provvedimento di natura, diciamo, straordinaria, prendendo atto di questo, perché quello che ci è stato detto fino adesso, che si può far fronte a questa situazione di emergenza ricorrendo alle piante organiche distrettuali, non è ovviamente sufficiente, ma basta leggere i numeri se li vogliono leggere.